Eccoci qui, con questo video facciamo vedere come si fanno le interviste in Hangout in diretta per Greenpeace. Voi state vedendo che io sono sulla mia pagina, sul mio profilo personale di Google Plus, lo vedete perché qui in alto a destra c'è la mia faccia e il mio nome e non c'è invece il logo della testata. Però siccome sono amministratore della pagina di Greenpeace, io posso sempre dal triangolino da qua scendere, vado su greenbiz.it, mi si apre una nuova finestra, questa è la pagina di Greenbiz e mi accorgo che sono entrato come Greenbiz perché qui c'è il logo di Greenbiz, quindi ho la certezza che qualunque cosa sto facendo su Plus in questo momento la sto facendo come Greenbiz, se commento, se faccio più uno, se faccio condividi, è tutto tramite Greenbiz. Benissimo, una volta che siamo nella pagina di Greenbiz, sulla sinistra, se andiamo in questa colonna che si apre, abbiamo Hangout in diretta, ci clicchiamo, spunta una finestra con tutti gli ultimi Hangout in diretta che sono stati registrati e noi facciamo avvia un Hangout in diretta. Si aprirà questa nuova finestra in cui c'è scritto imposta il tuo Hangout in diretta. Innanzitutto dobbiamo dare un nome, noi scriviamo adesso prova. Ma in realtà noi metteremo nome e cognome dell'intervistato, l'argomento, considerate che questo è il video, il nome del video su YouTube, quindi se riusciamo a mettere le parole chiave direttamente qui è meglio. Poi mettiamo gli invitati, in questo caso Mario Notaro, oppure possiamo fare anche se non, la persona che dobbiamo invitare al video ritrovo non ha ancora un profilo su Plus, noi possiamo mettere direttamente la mail. In questo caso metto la mia. Ecco, lui riconosce Peppe Croce perché sa che alla mail, per fortuna sono sicuro, chiocciola@gmail.com è associato Peppe Croce. Oppure dice invia una mail a per fortuna sono sicuro che c'è la Gmail. Se l'utente che state chiamando non ha un profilo su GPU, automaticamente vi spunterà soltanto invia una mail. Clicchiamo su invia una mail, compare questa cosa qui e a me sulla mail arriverà tra poco una notifica in cui mi dice entra nel video di ritrovo. A questo punto, se non dobbiamo invitare altre persone, abbiamo messo il nome, abbiamo messo gli invitati, facciamo avvia l'hangout in diretta. Ok, un invito pubblicato è quello a Mario. Qui sopra invece c'è preparazione della trasmissione in corso. Questo significa che noi non siamo ancora pronti ad andare in diretta perché praticamente YouTube sta facendo un po' di buffer per migliorare la qualità e soprattutto la stabilità del segnale. Nel frattempo però il nostro invito è lanciato e noi approfittiamo di questo tempo, siamo già al 32%, per fare una cosa. Hangout Toolbox a sinistra. Se non lo trovate, fate da visualizza altre app, aggiungi app, ebbene spuntano, ecco, in questo caso c'è già Hangout Toolbox, installa l'estensione, da apertura, ecco, compare qua, io ce l'avevo già, e sulla destra qui compare una colonna con alcune opzioni. Non cliccate su Lower Third perché non è quella giusta, quella dove dovete andare è Custom Overlay, qui sotto a metà, dove c'è display clock left right, ignoratelo. Voi andate su custom overlay e fate scegli file. Nel frattempo Mario si sta aggiungendo. Scegli file, si apre una finestra di apertura. Voi andate a trovare, ciao Mario, Ciao Peppe. andate a trovare dove la didascalia vostra, quella che vi ho fatto e vi mando. Vedete che c'è adesso croce greenbizlt.png, il che vuol dire, aspettate, non l'ho caricato, croce greenbizlt.png, è un file png, in pratica un'immagine. Quando lo vedete scritto qui vicino a scegli file vuol dire che è stato caricato. On, off e vi compare. Ci siamo, voi lo vedete al contrario, è assolutamente normale, è sempre così. Prossimo passo, sistemate la webcam. Cioè, fate un minimo di inquadratura, vedete la luce, per esempio Mario, cliccando su Mario, vediamo che Mario è totalmente contro luce, quindi Mario praticamente si deve spostare da lì oppure si deve sparare una luce molto forte, ecco, un'altra finestra,
Vale, lo so, le regole dell'ottica sono queste, c'è poco da fare. Abbiamo scoperto che Mario vive in un loft. Già un po' meglio. E si deve accendere una bella lampada davanti. Considerate che noi in questo momento non siamo in diretta, perché qui in alto a destra c'è scritto inizia trasmissione e non siamo ancora in diretta. Perfetto, se chiudi quel soffietto andrà molto meglio. La luce è la cosa più importante, dopo la qualità della webcam. Ecco, perfetto, già Mario si vede decisamente meglio. Quando io cliccherò inizia la trasmissione, ci sarà un minimo di countdown. Possiamo iniziare la trasmissione, Mario? Prima però dico un'altra cosa. Chat sulla sinistra, cosa molto importante. Se voi ci cliccate, sulla destra vi compare la chat. Io scrivo ciao. E tutti quelli che partecipano, innanzitutto vedete che io scrivo ciao e lo sto scrivendo come Greenbees, perché se vedete l'icona non è quella di Pepe Croce, è quella di Greenbees, sempre perché stiamo lavorando su Greenbees, il che vuol dire che questo video verrà registrato sul canale YouTube di Greenbees. Perfetto, Mario risponde. Questa chat la vedono tutti quelli che partecipano al video ritrovo, quindi state molto attenti perché se dovete fare delle critiche, degli appunti, se l'intervistato ha la chat aperta, legge. Quindi stiamo molto attenti. Può essere utile perché ovviamente ti passi le domande, lo puoi usare per fare approfondimento, per fare appunti, poi anche se ti vuoi fare se hai delle domande preparate, te le scrivi in chat e sei tranquillo. Però queste domande le leggerà anche l'intervistato. Altra cosa che vi voglio dire, non so se lo sentite, e ve ne rendete conto da qua sotto, ve lo faccio vedere qua. Se io parlo, ho la mia barretta verde che dice il mio volume, e allo stesso tempo ce l'ha pure Mario, però questo vuol dire che c'è ritorno e c'è eco. Infatti io sento eco. Mario, prova ad abbassare quest'eco verrà anche nel video registrato. Quindi a questo punto o chiedete all'intervistato di mettersi le cuffie oppure di abbassare il volume. Vedi, per esempio, adesso non si vede più perché Mario ha abbassato. Mario, tu mi senti ancora? Perfetto. Sì, ti sento abbassato il volume, però ti prego. Vedete che quando parla Mario, anche se forte, io non ho l'eco perché la mia webcam c'ha il cippettino che mi riduce l'eco. Fa tutto lei. Però se avete una webcam normale o una integrata nel computer dovete stare molto attenti a fare questa cosa perché altrimenti nel video registrato verrà l'eco ed è fastidiosissimo. Altra cosa, togliamo il click da Mario. In questo caso se voi non cliccate niente, il video va dove c'è la voce. Se Mario parla, parla Mario. Mario di qualcosa? Perfetto, Scusa perché non ho sentito. benissimo, dovevi solo parlare. Questo dimostra che se non fate regia praticamente, chi parla viene inquadrato automaticamente. Questo però vuol dire che chi parla può essere anche che poggia il cellulare, che fa un rumore, che si apre una porta. Allora, a questo punto cosa succede? Conviene che voi cliccate e decidete chi deve essere inquadrato. Cioè, in questo caso io sto parlando, faccio la domanda. Mario, come sei stato questa mattina? Bene, sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Perfetto, esatto. Io lo tengo così. Siccome ho cliccato su di lui, anche se sto parlando, la telecamera non torna indietro. Quindi, se io per esempio ho una domanda molto breve da fare, io posso anche tenere l'inquadratura sull'intervistato per evitare di fare un po' di mal di testa, domanda breve, risposta. Allora, magari se ho una domanda molto breve da fare secca, io tengo la telecamera sull'intervistato, un po' come si fa in televisione, e lo lascio rispondere. Se invece ho una domanda più lunga, è ovvio che devo essere inquadrato io. Però queste sono tutte cose che poi vanno anche a gusto e ognuno si gestisce come preferisce. Ultima cosa, sì, quando guardate qui sotto, mettete il mouse sul vostro quadratino, in questo caso inquadro me stesso, cioè nascondi dalla trasmissione la videocamera e disattiva il microfono. Le stesse due opzioni ce le avete qua sopra. Quindi
Disattiva il microfono. Mi sentite? Non mi sentite? Perfetto. Oddio, mi sentono, ma non mi, se mi sentono dallo screencast, non mi sento chi è in diretta. Riattacco il microfono. Tolgo la webcam, compare il logo o la mia immagine del profilo. Questa è una cosa molto utile in caso ci sia una terza persona, come è successo nel video che abbiamo fatto con Roberta, che fa regia. Cioè, io ci sono ma non si vede. Allora, invece di vedersi la mia faccia e dice qualcuno vede Peppe Croce lì sotto e dice che cosa sta facendo, mettiamo Gribbizzi. Quando fate la domanda e vi fate fare la risposta, toglietevi l'audio. In questo modo, togliendovi l'audio, anche se voi fate rumore, lui risponde e non viene registrato nel video. Altra cosa, iniziamo la trasmissione. Noi in questo momento non siamo in diretta, nessuno ci sta vedendo. Sulla pagina di Greenbiz, se facciamo l'aggiornamento, compare che Greenbiz è in video ritrovo con Mario Notaro, con una persona, Mario Notaro in questo caso. Però la gente non può entrare, tant'è vero che c'è scritto condiviso in privato. Non può entrare perché io non ho fatto inizio alla trasmissione. Inizio la trasmissione, la faccio adesso. Trasmissione pubblica, il tuo hangout in diretta verrà trasmesso pubblicamente su Google Plus, la privacy, eccetera, eccetera. 10 secondi, circa 7, 6, 5, fino a quando non c'è scritto pubblicazione in corso, perfetto. Il tempo tecnico, perfetto. La trasmissione del video in diretta. Da questo momento in poi, sorridi Mario, perché siamo in diretta su YouTube. Se andiamo sulla pagina di Greenbiz, gestione video, vediamo il nostro canale, il mio canale. Ecco qui, c'è attività recenti, che però ancora non ce lo dà. Questo prova, che è il video che stiamo facendo in questo momento. Ultima cosa, domande e risposte, si cerca di restare sempre brevi. Fine della trasmissione. Quando facciamo fine della trasmissione, io clicco adesso qui, fine della trasmissione. Due cose, non finisce subito, ci vuole un po' di tempo, tant'è vero che sta impiegando del tempo in questo momento. E da quando io clicco fine della trasmissione a quando realmente è finita la trasmissione, è cosa buona che tutti quanti stiano zitti e possibilmente guardando avanti, perché non sappiamo mai esattamente a che secondo taglia il video. Quindi magari ecco, la trasmissione è stata interrotta, adesso mi è stato comunicato qui su. Avere magari qualcuno che si alza, qualcuno che parla, allora è sempre meglio per una questione di professionalità farla aspettare una decina di secondi e poi quando chi ha trasmesso il video dice ok, adesso siamo liberi, vuol dire che è finita la trasmissione. Notare che è finita la trasmissione, noi non stiamo più registrando, il video su YouTube è finito, però noi siamo ancora in chat, il che vuol dire che i saluti con l'intervistato ce li facciamo dopo. Nel senso che io chiudo la trasmissione, ho la certezza che è stata chiusa perché mi è stato confermato, e in pratica a questo punto io posso tornare a parlare liberamente con Mario, con l'intervistato, perché non siamo più in diretta. Mi pare che come video iniziale c'è tutto. Dubbi? Mario, tu No, non lo so, poi non ho seguito la prima parte, però hai dubbi? La prima parte la vedrai registrata perché è quella che ho fatto prima che ti ho chiamato. Va bene, dai, per ora stacchiamo. Come si stacca? In alto a destra, esci. Ciao Mario, salutiamo, alla prossima. Esci. L'hangout in diretta è terminato. Una registrazione della trasmissione verrà caricata sul canale YouTube e sostituirà automaticamente il video di prima, quello che abbiamo visto prima. Facciamo chiudi. E aggiorniamo la nostra pagina di Greenbiz. Sempre Greenbiz, attenzione, Greenbiz. YouTube Greenbiz, questo è il canale di Greenbiz che è collegato alla pagina plus di Greenbiz, quindi tutto quello che faccio tramite quella pagina spunta sul canale di YouTube. Gestione video, come vedete ancora non è pronto, ci mette solitamente dai 5-10 minuti per preparare il video. Video quando sarà pronto?